Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del punto web che da questa settimana cambia orario e parte alle 20 anziché alle 19:30. Come sempre vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook, il punto web, potete seguirci chiaramente anche su 01 TV. Oggi parleremo in particolare delle proteste dei ristoratori, dei commercianti che in questi giorni si stanno susseguendo un po' in tutta Italia. Noi chiaramente andremo a Catania dove troveremo Piera Giuffrida, ristoratrice e chef, e poi ci collegheremo con Gianluca Emanuele e con Gianluca Emanuele che fa parte dell'Associazione Ionica Ristoratori e con il presidente dell'Ulaclai Giarre, Diego Bonaccorso. Poi andremo a Fiumefreddo di Sicilia per parlare di un gesto di volontariato e di senso civico che è messo realizzato appunto dal marmista Natale Costantino e poi nell'ultima parte confronto torneremo a Giarre, ci sarà appunto un confronto su questioni amministrative fra l'assessore comunale Davide Camarda e il commissario cittadino della Lega per Giarre Giovanni Barbagallo. Ma iniziamo immediatamente con il nostro angolo dedicato agli Scomicon di Edoardo Puglisi, che questa settimana, Scomicon, che questa settimana è particolarmente provocatorio ed irriverente, perché l'ironia è alla base dell'arte di Edoardo Puglisi. Questi quadri sono veramente dei piccoli quadri di cui che mi pregio appunto di presentare e di avere ogni settimana in trasmissione. E allora, questa settimana abbiamo una simpatica suora che dialoga con un simpatico, altrettanto simpatico dottore. E la suora dice: "Dottore, trovo spesso dei coriandoli blu nelle mutande. Sarà il demonio?" "Ma no, sorella, stia tranquilla, però si ricordi di togliere i bollini blu dalle banane." E quindi ringraziamo Edoardo Puglisi per questo Scomicon. Ricordiamo che sono delle vignette appunto scomode e irriverenti che ci danno ogni settimana così delle piccole pillole divertenti o spunti di riflessione. Andiamo invece adesso a collegarci con, come già preannunciato, con Piera Giuffrida, Gianluca Emanuele e Diego Bonaccorso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Buonasera, Buonasera. grazie di essere con noi. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie a voi di aver accolto appunto il nostro invito. Iniziamo adesso subito vedendo un video che ci parla della protesta che appunto in questi giorni ha portato avanti Piera Giuffrida insieme alle sue colleghe e amiche. Piera Giuffrida, questo è Sì. appunto quello che state portando avanti da 3 giorni. Questo era il terzo giorno. Ci vuole raccontare esattamente che segnale avete voluto dare? Sì, allora, il nostro più che altro è un appello disperato, perché noi non riusciamo più ad andare avanti assolutamente, siamo stati abbandonati dalle associazioni di categoria e ormai è reso noto che solo alcune degli ambiti un attimino italiani sono rimasti comunque messi da parte come ristorazioni, palestre, centri benessere. Noi siamo allo stremo e al collasso. La nostra è stata una protesta più che altro pacifica, silenziosa, per far capire che da noi rispettiamo il metro di distanza, da noi non siamo gli untori, da noi puoi tranquillamente venire a sederti perché abbiamo rispettato tutte le normative anti-Covid, igienizzanti, abbiamo tolto tavoli, abbiamo tolto sedie, abbiamo cercato sempre di
rispettare al meglio tutto quello che era concerne ovviamente la sanità e il protocollo Covid, ovviamente siamo rimasti un attimino impantanati con questa situazione perché il nostro ramo è quello più colpito in assoluto. Noi facciamo parte dei ristoratori siciliani indipendenti, è un movimento a sé, cerchiamo fare di tutto affinché si risolva la situazione. Noi siamo 10 donne che stanno lottando per i propri diritti, ovvero il diritto al lavoro, una cosa assurda. Oggi è così, bisogna lottare per lavorare e bisogna lottare per portare a casa un pezzo di pane. Siamo indebitati, non ci fanno finanziamenti perché siamo ristoratori, quindi lei può ben capire in che situazione siamo un attimino messi. Voi avete aperto nel 2018, siete al centro storico di Catania, avete tre attività, tre locali. Sì, noi siamo proprio in Piazza Duomo a Catania, non so se dire per fortuna o purtroppo. Sì, siamo proprio nel cuore pulsante della nostra città e questo è stato un punto a nostro favore comunque per poter segnare con questi palloncini neri questo segno di lutto, proprio come il lutto che stiamo vivendo tutti noi ristoratori e a simboleggiare pure la mancanza del cliente. Quindi ogni palloncino, una frase dettata dal più profondo della nostra disperazione per cercare un attimino di colpire ancora di più l'opinione pubblica e far capire che noi non siamo gli untori, noi non siamo la categoria che mette a rischio la salute della gente, anche perché in primis sarebbe mettere a rischio la nostra di salute per noi, voglio dire, saremmo degli incoscienti, noi non siamo degli incoscienti, noi siamo gente che sa quello che fa, è gente che ha speso sacrifici. Ha speso sapere, essere, coscienza e tutto per poter mettere in atto ognuno di noi il nostro proprio angolo di paradiso, il nostro ristorante, la nostra pizzeria, il nostro bar. È veramente dura. Mi diceva, quando abbiamo parlato ieri, che su 13 mesi sono stati solo 8 i mesi, cioè solo 3 i mesi in cui siete stati aperti, ovviamente il periodo estivo, e 8 mesi di chiusura. E quindi naturalmente questo è una cosa che le fa onore, è che non c'è stato nessun licenziamento. Mi diceva appunto che insomma quello che c'era è stato diviso, ma appunto non ha licenziato, non c'è stato alcun licenziamento. No, in primis a livello umano. Io non sono quel tipo di persona che mette tutto a tacere l'importante, il benessere proprio. No, assolutamente. Inoltre, il nostro tipo di lavoro, il nostro tipo di ristorante, noi abbiamo una cucina particolare, sì, siciliana, ma gourmet. Quindi dietro ogni ragazza che lavora con me c'è sapienza, spiegazione, impegno, dedizione, cura del dettaglio. Noi serviamo ogni piatto in una maniera particolare, non siamo molto meticolose, quindi comunque non è facile sostituire una figura all'interno del nostro ristorante, ma ad ogni modo io non ho questo carattere, non riesco, sono una persona, in primis sono una persona umana, in secundis sono un titolare, ristoratrice, ma per me l'importante è avere un gruppo unito, affiatato ed è proprio questo secondo me che ci contraddistingue. Comunque avere un gruppo coeso verso un unico obiettivo che è quello di scalare sempre più la vetta e arrivare in alto. Poi è arrivato il Covid, tutto è andato a quel paese, ci siamo ritrovate spiazzate senza veramente senza basi, anche perché noi aprendo nel 2018 non avevamo poi così tanto storico, quindi ci siamo ritrovate un attimino senza argini. È stata dura e dura, continua a essere dura, noi non abbiamo aiuti, non abbiamo sostegni, ci ritroviamo un attimino spiazzate. La protesta, lo ricordiamo, che appunto è stata una protesta pacifica. Noi, chi vediamo seduto ai tavoli sono appunto le stesse persone che
che ci lavorano sostanzialmente, ma esatto, è stato appunto un modo forte per, insomma, per dare un segnale, tant'è che sono state, cioè che questa protesta, diciamo, ha avuto una grande risonanza mediatica. Sì. Gianluca Emanuele. Prego, prego. No, scusi, pensavo che... No, prego, continuare. Dico, sì. Diciamo che se dobbiamo colpire, avendo la sicurezza che quella cosa va a fare centro, quindi comunque sempre con educazione, con totale silenzio e rispetto, abbiamo cercato di cogliere al pieno l'animo anche del passante che ovviamente si ritrovava lì, si ritrovava questi palloncini, addirittura c'è stata gente che si è emozionata e ci stringeva la mano, ci diceva continuate ancora, continuate così, non mollate, quindi questo fa capire che la gente ormai è stanca ed ha capito che il sistema è del tutto sbagliato. Gianluca Emanuele fa parte appunto dell'associazione Ionica Ristoratori, neonata associazione che nasce quando e perché? L'associazione, buonasera, ciao, buonasera a tutti. L'associazione nasce meno di un mesetto fa ufficialmente registrata, ma tutto è iniziato all'inizio della pandemia. Quando ci siamo ritrovati tutti questi colleghi a casa, abituati a non stare mai a casa, ci siamo ritrovati a scambiarci messaggi telefonici, ci siamo riuniti e da lì è partito il tutto. L'associazione che oggi nasce per tutelare, tra virgolette, e garantire un settore, una categoria che negli anni non è mai riuscita ad unirsi. E devo dirvi che ad oggi ci siamo riusciti, con mille difficoltà, siamo oggi un bel gruppo coeso. Magari sapete come in tutte le famiglie ci sono sempre i litigi, quelli giornalieri, ma sono cose che abbiamo superato. Abbiamo affrontato tante cose insieme e questa pandemia è stata veramente dura, no, è stata, è veramente dura e difficile. Oggi la nostra protesta è quella di, a parte, sensibilizzare un po' gli animi di tutti, perché sono tutti bravi a dirci continuate, fate, fate, ma realmente bisogna entrare ormai. Non capiamo perché nessuno si mette nei nostri panni. Dopo un anno, dopo 8 mesi che non si lavora, non si può più spingere e rimandare le aperture dei nostri locali. Non abbiamo più nessun sostentamento economico, le risorse sono state scarse, le casse integrazioni arrivano in ritardo. Cioè, se magari tutto fosse stato organizzato in un certo modo, poteva avere un senso, ma così non ha più senso. Durante le giornate, durante la mattina, qui da noi, nel nostro comprensorio, considerate che la gente in giro vive normalmente. Se vai nei bar puoi fare colazione, anche se ci sono i divieti, ma non si percepisce lo stato e il colore che ci hanno attribuito, perché adesso siamo un colore, siamo arancioni. Quindi sta diventando una cosa troppo lunga e noi siamo senza aiuti. Siccome il nostro grido oggi serve per sensibilizzare gli animi di tutti, soprattutto di una classe dirigenziale politica che è sorda, e non parlo della classe politica comunale, perché ormai i comuni abbiamo capito che hanno le porte molto, molto chiuse, molto strette, ma non perché sono in difficoltà anche loro. Qui si parla ormai di regione, ma soprattutto di governo. Il governo centrale decide per tutti, non ci dà lo spazio di poter andare avanti. Dopo un anno hanno provato tutte queste cose, non siamo noi la causa dei contagi. Oggi qualcuno mi scriveva su un post sui social che comunque dovevano solo darci più ristori, ma poi hanno fatto bene a tenerci chiusi per contenere i contagi. Da quando in qua i contagi partono dai ristoranti? In un anno hanno tutti già potuto appurare che i contagi non partono dai ristoranti, anzi, nei ristoranti è tutto contingentato, tutto sistemato. Quindi non capiamo questa completa inesistenza. Voi non la sentiamo più. Gianluca? Oggi abbiamo ricevuto. Ora sì. Mi senti? Sì, ora sì. Oggi abbiamo ricevuto con grande soddisfazione. Ci ha contattati. Non facciamo campagna politica perché a noi non interessa la politica in questo frangente. Però in tutto il comprensorio, nessun politico locale, io parliamo sempre di deputati onorevoli regionali, ci ha contattati. Ci ha contattati solo un deputato, un onorevole, Gianluigi Paragone di Italexit. L'unico che è sceso in piazza vicino ai ristoratori e a dire
a parlare per noi. Il resto ci hanno ascoltati, ma non sono mai venuti a confrontarsi con noi direttamente, cosa che noi realmente volevamo, un confronto diretto con le istituzioni. Istituzioni mai, mai pervenute. Quindi ad oggi io non capisco, qualcuno dice le vostre proteste ormai sono sterili. Sì, è vero, il nostro protestare è quello di dire noi non ci stiamo, noi non ci stiamo più. Noi vogliamo soltanto recriminare un diritto che è nostro, che è il diritto al lavoro. Tutto qui. Quindi, e a tal proposito, appunto, non abbiamo degli interlocutori, noi non abbiamo degli interlocutori locali siciliani che si fanno carico di una categoria così ampia, soprattutto loro che conoscono il territorio. Però la storia ci insegna, e io avendo un amico e un maestro esempio che è il cavaliere Bonaccorso, che ha fatto battaglie per tanti anni, che con le battaglie forse qualche risultato si può ottenere. Battaglie quelle che abbiamo fatto noi pacifiche, quelle di poter ottenere dei risultati chiedendo e battendo i pugni sui tavoli, chiedendo incontri, chiedendo tante cose. Questo è quello che stiamo facendo e che continueremo a fare, sempre nella speranza che qualcuno si sensibilizzi. Voi appunto questa sera alle 21.30 farete una manifestazione in Piazza Carmine a Giarre, che appunto anche questa è una manifestazione, una protesta pacifica, proprio per rivendicare il diritto al lavoro. Sì, abbiamo deciso di riunirci di fronte, diciamo, il pub storico di Giarre. La baracca è il primo pub nato a Giarre da 40 anni. Questo signore è chiuso da... Forse loro, i pub, sono stati più penalizzati di tutti, perché sono convinti che possono fare i nostri governatori, che possono fare asporto. Questa parola è una parola che ormai non funziona, perché col coprifuoco il panino se lo fanno a casa. Questi signori non lavorano da 10 mesi. Non capiamo lo scopo, dove vogliono arrivare, cioè qual è lo scopo. Io credo ci sia un disegno politico, a volte dico forse anche malvagio, perché questa è cattiveria, cioè lasciare gente senza soldi, chiusi a casa, senza poter lavorare, quando tutto il mondo fuori continua. Bisognava fare un lockdown vero, chiuso un mese tutti, 2 mesi tutti, ma non così. Perché solo noi ristoratori chiusi con questa restrizione inutile, dopo che abbiamo messo i nostri locali in sicurezza? Il problema vero è che non abbiamo degli interlocutori veri. Nessuno ha il coraggio di affrontarci a viso aperto dei nostri onorevoli, chiamali così, deputati regionali della Sicilia. Noi parliamo della nostra piccola realtà. Naturalmente a livello nazionale avete visto quello che è successo a Roma, cioè li hanno ricevuti dopo 5 ore. È scandaloso quello che stanno facendo nei nostri confronti, è scandaloso, è vergognoso. Questo è proprio mancare di rispetto a gente che ha bisogno di lavorare. Tutto qui. Diego Bonaccorso, presidente dell'ULA CLAI Giarre, che dal 1968 appunto è ininterrottamente in trincea, a fianco di quello che poi è il mondo, tutto il settore produttivo. Diego Bonaccorso, nelle scorse settimane avete avuto un incontro a Palermo. Ecco, intanto, diciamo, secondo lei qual è, come ci si deve muovere in questo momento? A dirla la verità, mi trovo in difficoltà. In difficoltà perché quando si dice non siamo rappresentati, non c'è nessuno che si interessa, preferirei che ci fosse un po' di più prudenza, perché ci sono persone che si interessano, ci sono persone che hanno fatto battaglie, ci sono persone che stanno facendo le vostre battaglie. Però me ne accorgo che mentre da un lato cerchiamo di fare sinergia, cioè dire di metterci tutti assieme, si sta facendo il gioco della politica, cioè dire divide e merda, nel senso che un'associazione fa, quello se la fa là,
quello se la fa a destra e quello se la fa a manca, frazionando, perché è la nostra forza. La forza non sta nelle parole, la forza sta nella capacità di dimostrare ai nostri governanti che ci sono non una categoria dei ristoratori, ma ci sono diverse categorie che in questo momento stanno vivendo un momento drammatico. E se vi aggiungo che nella settimana scorsa in Europa è stato firmato un accordo dove entro 60 giorni di difficoltà con le banche, la banca non solo chiede il rientro, ma può chiudere anche direttamente il conto corrente. Cioè dire, le battaglie vanno fatte avendo un obiettivo, ma soprattutto creando una sinergia. Io vedo che ci sono tanti, c'è tanta buona volontà da parte dei ristoratori. Vedo che c'è tanta disperazione nello stesso tempo da parte dei ristoratori. La cosa che mi dispiace è che, come voglio dire, ognuno combatte per sé, ognuno fa la sua battaglia, senza che tenda o si tenti di metterci assieme, perché tenete presente che ci sono organizzazioni a livello nazionale che rappresentano tutto il mondo produttivo, compreso i ristoratori. Io a volte devo inghiottire rospi non indifferenti, perché di battaglie ne abbiamo fatte tantissime, ma ristoratori ne abbiamo viste pochi in queste battaglie. Per cui voglio dire, cerchiamo, se vogliamo incidere nel mondo politico o in chi si amministra, di fare sinergie. Un'altra cosa volevo aggiungere. Il discorso è locale, è regionale ed è anche nazionale. Io mi meraviglio, ma sono cose che già l'associazione ha mandato delle lettere, già si è incontrato, ne ha parlato, ne sta parlando, sta facendo quello che l'Unione Libera Artigiani con il suo direttivo hanno tracciato una strada da percorrere per cercare di ribellarci sia per quanto riguarda il problema dei ristoratori, il problema della cassa integrazione, di tutti i problemi che sono inerenti a tutto il sistema produttivo. Noi abbiamo un sistema produttivo che di qui a qualche anno scomparirà, o perlomeno i piccoli imprenditori che nel nostro tessuto produttivo sono l'ossatura dell'economia, a poco a poco ci metteranno nelle condizioni di scomparire. Perché? Perché non c'è quella visione di guardare al domani e sapere domani cosa dobbiamo fare per cercare di rilanciare questa economia. Non ascolto, vedo questioni giornalieri, ma una visione che guarda al domani non la vedo. Vorrei che tutto questo che noi stiamo cercando di fare fosse messo tutto assieme, cioè dire di combattere una battaglia unita, perché un esercito frammentato è facile sconfiggerlo. Un esercito che non ha le armi, perché di armi non ne abbiamo, perché quando posso dire, si va a parlare con un assessore
o si va a parlare con un politico. Tutto questo ve lo dico in modo che lo ritengo più incisivo. C'è da noi artigiani, perché voi altri siete ristoratori, ma nei fatti siete degli artigiani. E c'è un proverbio all'interno del nostro mondo che dice: quando la forza con la ragione contrasta, la forza vince e la ragione non basta. Noi siamo dal lato della ragione, tutti, ristoratori, muratori, carpentieri, meccanici, tutti quelli che paghiamo quella gran montagna di tasse che ci stanno dissanguando perché non vi arrivano ancora i ristori. Ma se a questo si aggiungono la gran montagna di tasse locali, regionali e nazionali che paghiamo, noi dovremmo fare una rivoluzione. Però la frammentazione a cui stiamo andando non ci consente di fare qualcosa di molto, ma molto, ma molto più incisivo. Quindi, io, dottor Robano, sicuramente lei rivendica una maggiore sinergia appunto tra le diverse organizzazioni, questo è quello che chiaramente ci sta dicendo. Mi dica. Una maggiore sinergia per cercare di creare, poco fa vi ho portato un paragone, non mi è stato possibile completarlo. Stavo dicendo che noi siamo dal lato della regione, ma quello che ci manca è la forza, perché la forza dei numeri oggi nel sistema di difesa del nostro lavoro o del nostro domani contano i numeri. Contano se siamo in grado di portare 100.000 persone in una piazza, contano se siamo in grado di smuovere quelli che sono gli apparati che ci governano. Ci sono tutto un insieme di argomenti, di argomentazioni che si devono affrontare. Io magari mi ritengo a vostra disposizione se vogliamo fare un incontro riservato, così in modo tale da poter organizzare e coinvolgere anche altri, perché in questo caso più siamo, più forza abbiamo e più possibilità c'è di farci ascoltare. Piera, Gianluca, come rispondete allora al dottor Bonaccorso? Ma io sono molto vicino al dottore Bonaccorso, perché noi siamo vicini anche geograficamente, siamo molto vicini. Piera è di Catania, quindi per lei verrebbe un po' più scomodo, però potrebbe essere un ottimo collegamento. Quello che dice il cavaliere Bonaccorso problema, assolutamente. È la sacrosanta verità, la sinergia, la forza nasce da questo. Cioè oggi quello che dice, ma già col cavaliere Bonaccorso abbiamo fatto questi discorsi noi in passato, era quello di non creare più rami, ma creare degli unici rami. Purtroppo quello che spiegavo all'epoca anche al Cavaliere era il fatto che noi, i ristoratori, soprattutto nella nostra zona, la zona Ionico Etnea, oggi hanno un gruppo. Negli anni passati non si sono mai riusciti a unire, e devo dirvi che oggi qualcosina si sta ottenendo. Sicuramente vicino ad un'altra categoria grossa, quella degli artigiani, oggi avremmo avuto molta più forza. Di questo ne sono convinto anch'io. Quindi ha pienamente ragione, la sinergia, la forza, e come dice, la forza e la ragione riescono a portare un punto a casa. Solo la ragione, solo la forza, non si può andare. No, volevo scusarmi se per l'interruzione. Il problema sta nella mentalità, che poi sia il gruppo, ma sta nella mentalità di ogni singola persona. Se si crede a qualche cosa, si combatte soli, accompagnati, comunque sia, cercando aiuto, ma dobbiamo anche un pochettino, specialmente voi che siete più giovani, rivedere un pochettino la mentalità. Io mi sono permesso, e se lo volete perdere un minuto di tempo,
di leggerlo su Facebook, ho pubblicato un post che parla di Dante, che è un omaggio che stiamo facendo a Dante, e abbiamo preso un capitolo dell'Inferno e l'abbiamo reso pubblico. Pubblico nel senso Dante e Stragoni. Stiamo parlando di Dante, una persona straconosciuta, però abbiamo preso, ripeto, un capitolo di questo della Divina Commedia per cercare proprio di aiutare, di utilizzarlo per farci capire che cosa significa cercare di fare sinergia. Senza una sinergia, senza che io, la signora che non mi ricordo come si chiama, tu e gli altri, non ci mettiamo assieme e combattiamo con i carri armati davanti. Certo, chiarissimo, dottor Bonaccorso. Piera Giuffrida, ieri durante appunto la conferenza stampa Draghi ha detto che le prossime settimane devono essere di riapertura, e appunto nei giorni scorsi ci sono state proteste anche davanti a Montecitorio, e il ministro del turismo Garavaglia ha detto che il 2 giugno, festa nazionale, potrebbe essere una data per le riaperture. Allora, poi dopo voglio rispondere anche io, però certo, andiamo dopo per grado. Sì, diciamo che siamo ad aprile, giugno ancora mancano 2 mesi, 2 mesi significa fare chiudere ancora migliaia e migliaia di altre attività in Italia, perché è una data assolutamente lontanissima, fuori lontanissima da ogni concezione umana. Direi che ora è finito il tempo dei colori, noi colori non ne vogliamo più, noi vogliamo semplicemente aprire come aprono tutti, come apre la Rinascente, come apre Zara, come apre Vietnea, come aprono i centri commerciali, come aprono i tabaccai con tutti gli over 80 messi lì a guardare il 10 e l'8, 20 in una stanza di 30 metri quadri e la gente non può neanche entrare e uscire. Noi vogliamo aprire esattamente come tutti gli altri, perché i bus non sono da meno, le metro non sono da meno, e intanto quello per lo Stato questi non sono mezzi di contagio, ma i mezzi di contagio sono ad esempio un ristorante, una pizzeria, un centro scommesse. Quindi noi ora siamo stanchi, non vogliamo più colori, e stiamo andando a Roma proprio per quel discorso che l'unione fa la forza. Stiamo andando a Roma perché la chiave di volta è a Roma, e stiamo andando a Roma, e se giorno 6 erano 10.000 anime in piazza e 30.000 online a vedere in diretta tutto quello che stava accadendo, questa volta saremmo il doppio, saremmo lì, e non ce ne andremo finché non ci daranno una risposta. E come diceva l'avvocato Lipera, che è stato da noi in una manifestazione, e qui mi ricollego al discorso di prima, il ristoratore nasce aquila, nasce solitario, quindi non ha quella mentalità di unirsi con altri ristoratori. Ora finalmente la situazione sta cambiando, ora finalmente abbiamo capito e finalmente si è accantonato quello che può essere un'ideologia politica, perché se non abbandoniamo questo noi non andiamo da nessuna parte. Se non abbandoniamo questo ormai è una lotta, o si vive o si muore, e qui non vuole più morire nessuno, perché se non ci faranno morire di Covid ci faranno morire di fame. Noi non, questo non lo accettiamo. Il 2 giugno è una data scandalosa, noi dobbiamo aprire ora, subito, immediatamente, perché è da 13 mesi che ci tengono con le saracinesche chiuse. In 13 mesi abbiamo ha avuto la saracinesca chiusa 9 mesi, un parto, ed è assurdo. Lei mi diceva, Piera, che questo si ripercuote anche proprio a livello proprio a livello psicologico della sua salute proprio. Direi che oltre il livello ovviamente psicologico, che ormai neanche più c'è, io direi che finalmente oggi anche colui che non c'entra niente, mettiamola così, con l'ambito della ristorazione,
situazione, finalmente sta iniziando a se io, ristoratore, non vado rivolgermi alla filiera, quindi vini, mozzarelle, ortofrutta, pesci vendolo, non vi è un sistema di denaro che manda in tilt tutta l'economia, perché se io ristoratore non vado a comprare le mozzarelle, colui che vende le mozzarelle non può comprare il pane, il fornaio a questo punto non può comprare altra materia prima, ed è tutto un susseguirsi. E finalmente oggi la gente lo sta iniziando a capire, l'ha capito un po' troppo tardi purtroppo, ma l'ha capito finalmente, e oggi la gente è molto più schierata, è molto più concerne molto più congrua a questa situazione che riguarda la nostra situazione, ma è una causa che stanno finalmente iniziando a sposare tutti. Forse gli unici che non sposano la causa sono gli psicoterapeutici. Terapeutico, sì, ovviamente avranno la meglio loro, però scherzi a parte, è una situazione veramente ormai impossibile anche da gestire per tutti. Dottor Bonaccorso, facendo riferimento appunto all'incontro avuto a Palermo, mi diceva la scorsa settimana, mi ha detto che avrete cioè, un ulteriore incontro la settimana Ventura. Di cosa si è parlato? Ecco. Ma si è parlato principalmente di cosa hanno in mente di fare per quanto riguarda sia il problema attuale, perché la podestà per quanto riguarda il problema dello sviluppo ce l'ha la Sicilia, perché ha statuto speciale, per cui una determinata podestà ce l'ha Palermo. Io resto parte ce l'ha Palermo, parte ce l'ha Roma, insomma c'è un po' di complicazioni. Io quello che abbiamo discusso, come stavo dicendo, era tutto un insieme di cose, non era basato solamente sulla ristorazione. La ristorazione, secondo noi, fa parte di un insieme di difficoltà che il mondo produttivo sta vivendo. Giusto. Non possiamo scorporare i ristoratori per conto proprio e tutto il resto per conto proprio. Noi stiamo cercando di fare una discussione dove all'interno del mondo produttivo, parlo del mondo produttivo di cui fanno parte anche i ristoratori, capire perché avesse ritardi, capire perché non c'è una chiarezza nella comunicazione, perché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, e stanno creando paura, stanno creando disperazione, stanno creando tutta una serie di cose che si potevano evitare o affrontare e discutere in un modo migliore, in un modo più soddisfacente, in un modo che dia più tranquillità e più speranza. Perché quello che viene a mancare è la speranza. Noi in questo momento siamo un popolo senza speranza. Ecco, gli argomenti che abbiamo affrontato sono questi, per cui io ritorno sempre al discorso di partenza. Se magari poi farò in modo Luca di venire a trovare la signora, posso chiederle, chiedendo scusa il suo nome perché non ricordo come si chiama. Piera. Come? Piera Giustrida. Ah, le stavo dicendo, se Gianluca ci vuole venire o insomma, di incontrarci. Sfogarci, perché sarà un vero piacere. Ascolti, sfogarci noi di presenza, dopo lo sfogo ci mettiamo un po' di ghiaccio nel cervello, una bella bossa di ghiaccio nel cervello, lo facciamo raffreddare e ragioniamo con un cervello freddo, perché in questi momenti di slogan se ne sentono di tutti i colori. Noi dobbiamo dimostrare che abbiamo capacità, intelligenza e gli argomenti per poter affrontare chi sta cercando
di trascurarsi. Io uso la parola trascurarsi perché non è abitudine mia usare parole. No, all'interno di queste parole c'è tanto per chi lo vuole capire. Per cui incontrarsi, allargarsi, fare un qualcosa. Ad esempio, una delle cose che si deve fare è coinvolgere i sindaci. I sindaci, io non parlo in generale, ma la stragrande maggioranza, io non vedo nelle riunioni i sindaci, che sono coloro che ci rappresentano nei tavoli dove si prendono le decisioni. I sindaci vanno coinvolti, devono essere al nostro fianco, deve essere una battaglia unica, perché anche loro che amministrano una città hanno i loro problemi, perché lei, io e tanti altri andiamo anche da loro a dire: amico bello, cosa stai facendo tu per cercare di abbassarmi questa tassa o per darmi la possibilità di lavorare, o quale prospettiva mi stai preparando per il futuro? Io, sì, si parla di giugno, luglio, io alle date, a dire la verità, ci credo poco, perché l'esperienza mi ha insegnato di essere come a San Tommaso, di metterci le mani, prima voglio vedere e poi discutere. Ma comunque, se tutti questi signori, che in questo momento io vado, ascolto, perché è giusto tenersi informati, ma di loro la verità, non accendo più la televisione io in tutti questi talk show che si fanno, dove ci sono sempre le stesse persone, si dicono sempre le stesse cose, è una ripetizione, è un bombardamento che stanno creando un allarmismo che non... questo, signora, mi permette di dirle, non se ne può più, o perlomeno anche questo. Ma siamo noi. Sono arrivati anche dei commenti, sono più che altro messaggi di solidarietà. Giussi Sanfratello dice: buonasera, so che magari serve a poco, avete tutta la mia solidarietà. Poi c'era un saluto di Robby 1210, vai chef Piera, e poi dei saluti, insomma. Andando a chiudere, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito. E quindi ci lasciamo, insomma, con questa promessa di questo incontro per fare rete, sostanzialmente, no? No, volevo concludere, scusa un attimo. Dobbiamo, sì, andiamo a concludere, dottor Marco. Scusatemi, dobbiamo avere la capacità di conquistarci l'opinione pubblica. L'opinione pubblica deve essere al nostro fianco, perché dobbiamo avere la capacità di convincerla con argomenti seri e dimostrando anche che non stiamo dicendo balle, o come qualcuno, se ci avete fatto caso, prima della pandemia, quando si parlava di evasione fiscale, si facevano vedere i parrucchieri, si facevano vedere gli estetisti. Cioè dire, si faceva vedere sempre quel mondo che è il più bersagliato, ma non si facevano vedere quell'altro mondo, non si faceva vedere quell'altro mondo dove c'era l'evasione. Per cui voglio dire, il problema è un po', in questo momento c'è la battaglia dei ristoratori come anche di altri parrucchieri ed altri, ma dobbiamo guardare. Mentre discutiamo questo, dobbiamo avere l'occhio e la mente anche a guardare il domani, perché il nostro futuro non è nell'oggi, il nostro futuro e la nostra speranza sta nel domani, e io ho il piacere di venirlo a trovare proprio perché la vedo una persona battagliera, una persona che sta soffrendo il momento e che forse può dare quella linfa in più, o assieme ad altri, che possiamo fare qualcosa di veramente incisivo per cercare di smuovere queste acque che sono troppo stagnanti. Posso risponderle un attimino, certo, se è possibile? Allora, certo. Intanto io le ringrazio per le sue parole, presidente Buonaccorso. Scusate. Gianluca.
Piera, vi rubo solo un minuto. Volevo, perché devo scappare, ho un appuntamento con gli altri ragazzi. Io, nelle parole di Diego Bonaccorso, ho sempre visto la speranza, quella che dice lui. Perché per un signore della sua età, quello che lui oggi dice è solo pura esperienza. Quindi possiamo cogliere in pieno le sue parole. Però vi posso dire una cosa, credo che oggi le chiacchiere ai tavoli con questi signori forse siano finite. Perché questi signori oggi ho capito che non hanno nessun interesse ad ascoltarci. Quindi ho capito questo, c'è qualcosa che noi non stiamo riuscendo a captare bene. Però il politico oggi doveva essere vicino a noi, come hai detto tu, Cavaliere Bonaccorso. I sindaci, devo dirti che in questo piccolo frangente, in questa nostra problematica, devo dirti che nel loro piccolo sono stati molto vicini a noi, soprattutto nel nostro comprensorio. Sai, devo dirti che io non mi riferivo no, a questo. Dico, i politici sì, però dico, questi li ho visti, non ho visto i veri, i politici, quelli dei piani alti, quelli con noi non ci può, se ci parlano ci vuole sempre le stesse cose. Scusate, Piera, ti cedo la parola. Allora Gianluca, alle 21.30 sì, alle 21.30, quindi manifestazione in Piazza Carmine. Vai. Sì. Ciao Gianluca, un bacio grande. Ciao Gianluca, ci vediamo dopo. Più tardi. Ciao. Piera, okay. Stavi rispondendo. Io volevo ringraziare il presidente Bonaccorso per le sue parole. Per noi e per me non è nulla scontato quello che si dice e si ascolta, anzi, io sono del parere che più si hanno larghe le vedute e più si ha intelligenza e maturità. Dico che per fare una battuta, finché c'è speranza al governo, noi non avremmo speranza. Diciamo che discorso dell'oggi e del domani, io dico semplicemente, ho un pensiero che sia quello che lo Stato non ha più alcuna intenzione di guardare il piccolo imprenditore, la piccola partita IVA, perché oggi esiste un colosso che si chiama Delivery. Questo Delivery è una multinazionale, quindi comandati da colossi, da multinazionali, dove lo Stato può avere tutto sotto controllo, quindi non ci può essere nulla di sconfinferante in questo, però poi hanno dei rider che non mettono in regola, che mettono in regola con contratti a progetto, ma questo conta poco. L'importante è uccidere la piccola partita IVA per avere tutto sotto controllo, perché se oggi il Delivery è crescendo, per lo Stato è tutto guadagno, cioè per lo Stato è quella l'ottica, quindi devo uccidere il piccolo ristoratore, devo uccidere il piccolo ristorante, ma non si è messo in conto che noi abbiamo un cuore, una passione, abbiamo sangue nelle vene, e oltre questo io dico sempre una cosa, cosa sarebbe l'Italia senza i ristoranti, cosa sarebbe l'Italia senza il cibo, cosa sarebbe l'Italia senza il buon cibo. Quindi è una cosa assurda, è una cosa inconcepibile, che non si può mettere neanche in considerazione una roba del genere, invece sta avvenendo. Quindi io sono assolutamente d'accordo quando il presidente Bonaccorso dice uniamoci, incontriamoci. Per me non solo è un piacere, è anche un grandissimo onore, ma purtroppo, e dico purtroppo, c'è anche molta gente stanca, molta gente che già ha chiuso, molta gente che già ha abbassato la saracinesca, ha smantellato tutto. Infatti. Ed è di una tristezza infinita. E se io ancora sono in piedi è perché sono un mulo e ho la testa più dura di non so cosa, ma veramente è dura, è triste. E soprattutto vedere un padre di famiglia che non può dare da mangiare ai propri figli, non può portare del pane a casa, a me viene la pelle d'oca. Quindi io accolgo con vero piacere l'invito del presidente Bonaccorso, ci possiamo vedere, ci prendiamo un bel caffè e scambiamo due chiacchiere. Bene, e in chiusura, Piera, a proposito di ristori, tu mi dicevi ieri proprio che questi ristori appunto sono veramente ridicoli in confronto a tutte le spese chiaramente che devi sostenere.
Sì, diciamo che noi neanche più li vogliamo i ristori perché è una barzelletta. Noi vogliamo gli indennizzi perché uno statale, se venisse privato del proprio stipendio per 13 mesi consecutivi, io non so fino a che punto rimarrebbe educato come lo siamo noi, comunque, come siamo noi ristoratori. Direi che il primo segnale vero di forza l'abbiamo dato a Roma il 6 aprile, dopo esattamente 13 mesi. E noi chiediamo gli indennizzi. Tu vuoi farci stare chiuso? Va bene, devi dichiarare zona rossa totale come il vero primo lockdown che c'è stato e non prenderci ancora in giro e ci devi dare gli indennizzi. Come quelli che danno in Inghilterra, in Germania e in tutto il resto del mondo, perché solo in Italia i ristoratori stanno scendendo a protestare? In Germania, come abbiamo visto, la Merkel ha addirittura chiesto scusa, sono scese centinaia di migliaia di persone. Quindi è una situazione da rivedere, ma tutta dal principio. Quindi noi, zona rossa, stiamo in silenzio, non parliamo, ma deve essere una zona rossa totale. Come il primo lockdown, che veramente non uscivano neanche le mosche. Ora, zona rossa, io esco e trovo tutto aperto, tutto solamente noi ristoratori, noi bar, noi centri scommesse, noi palestre. Non è giusto, noi ci sentiamo veramente presi in giro. Bene, io devo chiudere Quindi, necessariamente, noi ma siamo spero di l'iniziativa. ritrovarvi. Sì, scusami. Vai, vai, dicevi? Quindi dico, noi dobbiamo essere coesi per un unico obiettivo, che è quello di far finire tutto nella maniera migliore possibile e cercare ovviamente di venire all'unisono a quell'obiettivo che si chiama normalità. Signora, però mi permetta, solo perché ho i capelli bianchi, non Ci peraltro, mancherebbe, ci mancherebbe. solo per questo, di allargare un pochettino i suoi orizzonti e uscire dal mondo della ristorazione e tener presente che ci sono tantissime altre categorie che sono, potremmo dire, suoi colleghi di numero, diciamo così, di piccole imprese, che la sinergia che intendevo io era proprio di unire anche questi, di coinvolgerli, Sì, ma noi perché lo abbiamo anche già fatto. non, no, mi lasci completare. Quando lei parla di indennizzi, noi ci stiamo conoscendo ora, ma se ci fossimo conosciuti 7, 8, 9, 10, un mese, un anno fa, lei si sarebbe accorto che noi il problema degli indennizzi l'abbiamo tirato fuori quasi all'inizio, quando c'è stato il primo ristoro, perché l'abbiamo ritenuto un obolo, non un indennizzo, ma proprio un obolo. Per cui noi dobbiamo entrare in una mentalità, ripeto, con il ghiaccio in testa, nel cervello freddo, ragionare, trovare quali sono i punti che noi dobbiamo portare avanti per cercare di salvaguardare il nostro oggi e il nostro domani, perché teniamo presente che ci sono i nostri figli, ci sono i nostri nipoti, e a cui Certo. dobbiamo lasciare qualcosa. Non possiamo lasciare un deserto completo, ma che in questo deserto ci possiamo far trovare qualche oasi dove possono un pochettino versi un po' d'acqua, ristorarsi. Allora, io, dottor Buonaccorso, devo davvero chiudere, quindi vi lascio con questo nuovo inizio e questo inizio di questa collaborazione, di questo ampliamento, di forze. E ci ritroveremo magari appunto in qualche altra puntata. In bocca al lupo, davvero, e Grazie per forza. l'invito. È C'era stato un un piacere commento. conoscere lei, Presidente. C'era anche un Grazie. commento di GS Produzioni Video che diceva GS Produzioni Video è con voi, pronti sempre a far sentire la vostra voce. E quindi che questo sia di buon auspicio. Grazie a Piera Giuffrida, Grazie a ristoratrice e voi, chef, grazie a voi, grazie di tutto. e grazie a Diego Bonaccorso, presidente dell'ULA CLAI di Giarre. Grazie. C'è quel caffè in sospeso, giusto?
Ha voglia, ha voglia, io non le dimentico le cose, non si preoccupi. Vi metto in contatto, ok. Va bene, grazie. Okay. È stato un buonasera, piacere. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie ancora. E adesso, dopo lo stacchetto, andiamo a vedere il servizio che ci racconta di questo bel gesto fatto da Natale Costantino, marmista di Fiume Freddo di Sicilia. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. In un mondo che va sempre più veloce, che soprattutto nell'ultimo periodo ci sta costringendo all'assenza di contatti umani, c'è sempre il modo di tornare a curare quei legami che ci raccontano chi siamo. Non esiste futuro senza passato, un passato di grandi uomini, molti dei quali hanno fatto tanto per le nostre comunità e alla cui memoria oggi non viene reso il giusto omaggio. Così è per il medico Filippo Torrisi, nato il 22 agosto del 1860 e morto il 14 marzo del 1915, proprio a causa di un'epidemia scoppiata a Fiume Freddo di Sicilia e zone limitrofe nel primo decennio del Novecento. Incurante del pericolo, Torrisi si prodigò per tutta la popolazione, ma finì purtroppo per contagiarsi ed ammalarsi. Ci troviamo nell'ala monumentale del cimitero di Fiume Freddo di Sicilia e in questa zona chiaramente ci sono le tombe più antiche, fra queste la tomba del dottor Filippo Torrisi, una tomba molto semplice, invece che di monumentale non ha niente, ma che negli ultimi anni, da più di un ventennio, era stata abbandonata. Nonostante il dottor Filippo Torrisi ha fatto tanto per la comunità di Fiume Freddo di Sicilia, ecco allora che Natale Costantino ha fatto un gesto di volontariato per ricordare quello che è stato un grande uomo per Fiume Freddo. Io, accogliendo un monito della professoressa Fiume, che ho visto su Facebook, che vedeva questa tomba completamente abbandonata, ho deciso, dato che è il mio lavoro da tanti anni e mi occupo di restauri, di risistemarla anche per dargli un po' di lustro, visto e considerato che è una tomba molto storica, che magari non ha nulla, però è di buona fattura, è molto anche antica come marmo e di pregio, ma soprattutto perché una persona che ha dato tanto per la comunità deve essere sicuramente ricordato e apprezzato, perché un popolo che non ha memoria non ha futuro, e da un po' che anche a Fiume Freddo le opere importanti vengono un pochettino trascurate. È un momento magari che nella parte più storica del cimitero, non dando sempre spazio al qualunquismo che c'è mai in tutte le cose, bisogna magari dare un po' di spazio, perché i cimiteri in ogni caso sono sempre luogo di arte e dove da sempre si sono manifestate le forme più importanti di cultura. Lei appunto ha fatto un vero e proprio lavoro appunto di restauro. Dal punto di vista del restauro, sì, abbiamo cercato innanzitutto di non toccare niente di quello che è la parte antica, e soprattutto abbiamo cercato di ridare colore a quello che era stato perduto. Noi, anche con la collaborazione di mia figlia, abbiamo fatto questo lavoro. E lei, diciamo, mi ha aiutato in questo lavoro perché fa gli studi artistici. E vediamo appunto che c'è un passaggio alle giovani generazioni che vanno riscoprendo quello che è poi il lavoro manuale, l'artigianato. Tu studi oreficeria, però anche l'oreficeria si può chiaramente applicare al lavoro di tuo padre. Certo, naturalmente, perché dietro c'è sempre un lavoro di progettazione che si può legare anche al lavoro di marmo. Poi si possono sempre unire sia i marmi che i gioielli. E magari stesso dietro il lavoro di un orafo c'è sempre un lavoro di figurativo, quindi di disegno, che può rientrare anche in questo campo. Nei cimiteri abbiamo tante opere, appunto, soprattutto le parti monumentali accolgono tante opere che sono vere e proprie opere d'arte. Sì, io penso che negli ultimi anni si è dato molto spazio all'edilizia cimiteriale, però nella più cruda delle forme, con la vetroresina, con queste cose che non danno completamente all'arte e esprimono poco. Io mi voglio rifare un pochino, perché se andiamo indietro nel tempo
al 200, al 300, fino ad arrivare al 700, i luoghi di sepoltura erano per i grandi, Dante, Foscolo, erano la Basilica di Santa Croce, perciò io penso che si devono riscoprire luoghi di riposo, e anche le amministrazioni devono essere più attente affinché si possa riportare nei cimiteri l'arte e non diventare opera di edilizia come l'edilizia popolare. Ecco, perché è importante che Foscolo diceva che dell'uomo resta solo il nome, e questa è una cosa importante. L'arte è una cosa importante a tutti i livelli e in tutti i settori di sviluppo e di crescita, perché alla fine con l'arte si cresce in tutti i sensi. E questo era, dicevo, il servizio che ci raccontava del bel gesto di Natale Costantino e Serena Costantino, la figlia appunto di Natale Costantino. C'è Giusy Pulvirenti che scrive: complimenti a questo artigiano del marmo, anche noi gli facciamo appunto i complimenti, perché si è occupato del restauro della tomba del dottor Filippo Torrisi, che fu, lo ricordiamo, un medico che tanto fece per la comunità fiumefreddese nei primi del Novecento, allorché scoppiò un'epidemia, e poi lui si contagiò appunto incurante del pericolo, perché si prodigava andando a visitare anche casa per casa i propri assistiti, e quindi era un gesto doveroso appunto di Fiumefreddo a quello che fu un grande medico e un grande uomo. Adesso cambiamo completamente argomento, ci spostiamo a Giarre e andiamo, salutiamo Giovanni Barbagallo, commissario cittadino della Lega per Giarre, appunto. Dovevamo avere in videocollegamento anche l'assessore comunale Davide Camarda, che purtroppo per un imprevisto, un problema insomma familiare, non ha potuto collegarsi. Noi l'abbiamo saputo nel tardo pomeriggio, speravamo fino alla fine chiaramente che l'assessore potesse essere presente, ma l'assessore Camarda purtroppo ha rimandato la propria presenza, e quindi necessariamente dobbiamo rinviare questo confronto. Giovanni Barbagallo, intanto buonasera, grazie di esserci. Buonasera, grazie a voi per l'invito. E noi iniziamo con un video, che è un video che ha fatto lei, un montaggio che ha fatto lei, e che ci racconta un po' la situazione post caduta cenere vulcanica a Giarre. Io voglio ricordare alla città il lavoro straordinario che è stato fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Quella che avete appena visto è solo un pezzo dell'intervista dell'assessore Camarda, che oggi ha avuto il coraggio di andare in TV a vantarsi del suo lavoro, del lavoro svolto dall'amministrazione in merito all'emergenza cenere. Adesso io ritengo che l'assessore Camarda e la giunta non vivano a Giarre, perché se vivessero a Giarre saprebbero che ancora la città è invasa dalla cenere, e certe bugie a favore di telecamera sono intollerabili, perché a causa della cenere sono avvenuti incidenti stradali, sono intollerabili perché a causa della cenere una signora si è rotto un piede al cimitero di Giarre, e sono intollerabili perché la cenere è qui da oltre un mese, è intollerabile. Quindi, siccome noi non siamo fessi, siccome tutta la città parla di questa cenere che ancora ci riempie i polmoni, ci intasa le caditoie, e stiamo ancora combattendo affinché l'amministrazione si faccia carico di ripulire le strade, adesso vi mostrerò ciò che la città vede e ciò che è stato fatto per il lavoro straordinario che tanto si millanta in TV. Via Guglielmo Marconi, amici, ecco lo straordinario lavoro, secondo le parole dell'assessore Camarda, fatto dall'amministrazione comunale. Guardate, sabbia è stata ovunque. Lo straordinario lavoro, secondo le parole dell'amministrazione comunale e dell'assessore Camarda. Questa è la zona di via Amerigo Vespucci, guardate che straordinario lavoro. Dopo un mese la sabbia vulcanica è ancora qui, è depositata sui marciapiedi, e quel poco che è stato spazzato dalle auto in transito, non certo
da una pulizia generale. Lo straordinario lavoro, guardate anche in che condizioni è questa rotonda, guardate, un lavoro straordinario. Questi sono i grandi risultati dell'amministrazione, guardate, guardate bene, sabbia, secchi, guardate. Questa è una strada che non è stata completamente, completamente coinvolta nella sabbia vulcanica. E l'assessore ancora continua a mentire dicendo che hanno effettuato dei lavori straordinari. Guardate, sabbia ovunque, dopo un mese, una vergogna. Il lavoro straordinario che è stato fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Sì. E nessuno si è visto qua, no assessore. No, nessuno, nessuno. La città tutta sta vedendo i grandi risultati dell'amministrazione. Guardate in Via Altomoro com'è la situazione. Questa è una piazzetta nella zona di Via Altomoro, guardate. Cenere ovunque. Guardate, ci sono anche delle bottiglie, lasciate qui. Avranno sicuramente festeggiato i grandi risultati dell'amministrazione e dell'assessore Camarda. Grande festa. Via Luigi Settembrini, guardate. Guardate i grandi risultati dell'amministrazione Camarda. Guardate quanta sabbia che ha cercato di raggiungere, che chiaramente è stata spuntata anche dalle piogge. Guardate lateralmente quanto stradale sia sporco. E questi sono i grandi risultati che tutta la città può ammirare, che sono stati ottenuti grazie all'assessore Camarda. Guardate, guardate com'è pulito, guardate ancora qui, guardate, guardate. Questa è la città di Giarre, signori. Qui via Ungaretti, guardate, ecco le condizioni di via Ungaretti. Sabbia vulcanica ovunque, carreggiata pulita solo perché sono le macchine e la pioggia a trascinarla. E questi sono i grandi risultati dell'amministrazione Danna e dell'impegno dell'assessore Camarda. Guardate, guardate quanta sabbia. Guardate, questa è una via importante. Così come abbiamo fatto a Giarre, io voglio ricordare alla città il lavoro straordinario che è stato fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Sì. E nessuno si è visto qua, né assessore, né nessuno, nessuno. Il lavoro straordinario che è stato fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Lavoro straordinario che è stato fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Assessore Camarda, ma sempre bugie dici, assessore Camarda. Questo era appunto un video realizzato da Giovanni Barbagallo, che noi abbiamo deciso comunque di far intervenire, ma che tornerà appunto anche con l'assessore Camarda proprio per avere un confronto diretto. Giovanni. Per prima cosa mi preme dire che avrei voluto questa sera fare questo confronto, perché il confronto è il sale della democrazia. Come coordinatore cittadino della Lega ogni giorno incontro persone, ogni giorno i cittadini vengono da noi a raccontarci le loro pessime, purtroppo, esperienze nella città di Giarre. E chiaramente, come ben capirete, non è solo la protesta legittima o comunque stare all'opposizione che legittima poi un gruppo politico, ma è anche la volontà di volersi confrontare con chi governa per poter trovare delle soluzioni. Difatti, quei video che io ho fatto, sono due in questo momento, che ho realizzato in risposta proprio all'atteggiamento dell'assessore Camarda, non sono dei video per voler denigrare un lavoro altrui, ma semplicemente per mostrare le condizioni reali della città. Avrei capito se dopo le nostre denunce l'assessore si fosse messo a disposizione, se avesse messo maggiore impegno e avesse dato un nuovo slancio amministrativo, perché è un giovane come me, ma in realtà l'assessore ogni qualvolta non solo risponde che tutto va bene, ma risponde con i superlativi assoluti. Cioè, è stato fatto un grande lavoro, straordinario, sotto gli occhi di tutti. E la volta prima aveva detto che continuavano a rimuovere cumuli di sabbia, e anzi di spazzatura, perché ci occupammo quella volta della spazzatura nella zona del Don Bosco, e lui si vantò di aver ripulito le numerose micro discariche, tutto ovviamente non veritiero, perché la città di Giarre, chi la vive, ormai sa che le micro discariche sono ovunque, sono a ridosso
del centro storico, sono a due passi da Piazza Duomo, le frazioni sono completamente abbandonate, basta andare in via Damasco per vedere le condizioni vergognose, cioè proprio ai limiti del vivibile, sembra una zona, non lo so, sotto, di un paese sottosviluppato, e non possiamo vantarci di risultati mai ottenuti, perché queste denunce noi le facciamo da sempre. Dopo mesi finalmente fu ripulita l'area artigianale, ma è dovuto scendere un deputato della Lega, un deputato segretario nella commissione ecoreati, per avere finalmente un po' di decoro ristabilito in una zona dove ci sono delle attività commerciali, dove sono stati investiti milioni di euro, dove ogni giorno si recano clienti. E che idea si possono fare della nostra città se un cliente che viene da Catania, che viene da fuori, vede una zona artigianale ridotta come era ridotta? Quindi noi ci siamo, continuiamo a denunciare, continuiamo a raccogliere giorno per giorno le istanze dei cittadini, ma chiaramente, come ogni partito di opposizione, come ogni gruppo politico, il confronto è il sale della democrazia. Quindi mi avrebbe fatto molto piacere confrontarmi per trovare delle soluzioni, ove chiaramente fosse possibile. Questo non è avvenuto e quindi magari spero alla prossima occasione di potermi confrontare nel merito delle questioni, perché i video di denuncia chiaramente comprendete che sono fatti proprio per attirare l'attenzione sul problema, ma poi nei fatti servono soluzioni vere che al momento questa amministrazione e l'assessore Gamarda non ha. Quindi, e poi arrivano diversi commenti, fra questi Scevi Leonardo scrive: per transitare in pieno centro ancora oggi, ad esempio presso il monumento dei caduti, occorre il cammello. Stanno dotando, basta andare dietro il parco di San Giovanni Montebello, che ci sono le dune, quello è il centro di raccolta della sabbia vulcanica della frazione, ma si è trasformato nel deserto del Sahara. Infatti moltissimi cittadini mi hanno fatto questa rimostranza: tra poco dobbiamo venire col cammello o col dromedario. Cioè, non è ammissibile accatastare tonnellate e tonnellate di sabbia per poi non rimuoverle. E intanto noi oggi invece siamo andati a verificare il cimitero di Giarre, com'era la situazione, ove Giovanni avevi denunciato il fatto che una signora appunto era caduta, credo rompendosi il polso, adesso non ricordavo, aveva avuto insomma un incidente. Si è rotta il piede ed è stata anche operata, da quello che so io, quindi non è stata una caduta o una frattura normale, ma qualcosa di più. E quindi chi apre chiaramente il cimitero, chi giustamente ha il compito di vigilare, dovrebbe quantomeno garantire lo stato di sicurezza dei luoghi, perché nel cimitero, a parte il periodo di pandemia che chiaramente non permette l'ingresso di chissà quante persone, ma ci vanno più che altro persone anziane che vanno a trovare i propri cari, sarebbe stato un atto di accortezza dare priorità alla pulizia del cimitero e dei luoghi come le scuole. Peraltro, senza andare troppo lontani, quando c'è stato il primo evento della caduta della sabbia, vi ricordate, vennero le telecamere di Barbara D'Urso. Io feci un video per denunciare che il sindaco si mostrò a favore di telecamera, facendo vedere tutti questi operai affaccendati, le scavatrici lì che spostavano terra, e io l'indomani passo da quel luogo, che tra l'altro è vicino dove io ho la mia attività commerciale, e c'erano spazzati 50 metri di viale davanti alla scuola. 50 metri, signori! Cioè, avrei capito, facciamo tutto il marciapiede che sarà lungo 200-250 metri, per l'occhio sociale, ma 50 metri per farsi vedere dalla D'Urso, che tra l'altro ha pure trattato male il nostro sindaco. Dico, ma veramente, siamo alle comiche. Non sei un sindaco se ti fai togliere la parola, dai il contentino alla TV nazionale per far vedere che ci sono questi uomini e poi chiedi aiuto al governo. È giusto che arrivi l'aiuto economico da parte del governo regionale, da parte del governo nazionale, ma un sindaco che è degno di tal nome si attiva con tutti gli strumenti. Difatti, le attivazioni anche della protezione civile della città metropolitana di Catania, la richiesta da parte del comune di Giarre, è arrivata anche in maniera tardiva. Andiamo a vedere allora il cimitero di Giarre.
La nostra troupe oggi è venuta a constatare che il cimitero è stato pulito, così come appunto era stato comunicato in precedenza dall'amministrazione comunale, e possiamo notare come effettivamente sia le tombe delle persone che oggi non ci sono più, sia anche la via principale che stiamo vedendo in questo momento, sono ripulite dalla sabbia vulcanica che è caduta copiosa nel mese di marzo. Ah, non mi sentivo, ok, dicevo, al cimitero di Giarre, quindi abbiamo constatato che insomma la situazione è stata risolta, almeno per ora. E qualcuno si è dovuto prima rompere un arto, come sempre, cioè prima devono succedere, o comunque dobbiamo sfiorare la tragedia, e poi si pulisce per far vedere, per farci vedere che siamo attivi, ma la stessa cosa per le caditoie, cioè dobbiamo aspettare l'alluvione prima di ripulire i tombini che sono intasati. È sempre la stessa storia, il cane che si morde la coda. Nell'area artigianale doveva venire un deputato della Lega a denunciare lo stato di profondo degrado di quella zona per prendere atto che c'è un problema. Cioè, io ho un mio amico che mi dice sempre: la prima cosa da fare per prendere atto che c'è un problema è dire sì, abbiamo un problema. L'amministrazione questo non lo ha fatto, non lo ha fatto in questi 5 anni, perché io ricordo in campagna elettorale sono stato dall'altro lato della barricata, non ho sostenuto Angelo Danna, ho letto il suo programma elettorale e alla lunga non ne è stata fatta una. Una promessa non è stata mantenuta. Possiamo anche dare l'attenuante generica del fatto che ci sono state le emergenze della cena, ma se tu del tuo programma non realizzi neanche un punto, cioè ragazzi, iniziamo a pensare che veramente si è fallimentare. E voglio dire ai nostri telespettatori che ci seguono, ma ricordate quando questi qui gridavano dal palco che il giorno dopo all'insediamento avrebbero stracciato il contratto con la Giarre Parcheggi? Dopo 5 anni le strisce blu sono ancora lì, a un prezzo altissimo, la fascia oraria di mezz'ora non è stata ripristinata, il contratto non è stato stracciato, e quindi questa grande promessa, che tra l'altro poi vedeva anche coinvolto il mondo dei commercianti, le persone che comunque abitano in centro, non è stata mantenuta. Ma io ne potrei citare decine di promesse che non sono state mantenute. Queste, ovviamente, che poi non vengono mantenute, si riverberano sull'ordinaria amministrazione, perché mantenere la città pulita, rimuovere le microdiscariche e sorvegliare le aree più a rischio non è un'operazione straordinaria, è un'operazione di ordinaria amministrazione che ogni comune civile dovrebbe mettere in cantiere. Difatti, lo dico a vantaggio di tutti, perché possono tranquillamente indagare dove amministra la Lega, penso al comune di Furcisicolo ben amministrato dal sindaco Matteo Francilia e al comune di Motta Sant'Anastasia ben amministrato dal sindaco Anastasio Carrà, o anche alla città di Catania dove il nostro assessore Fabio Cantarella sta conducendo una guerra senza quartiere agli sporcaccioni. Cioè i fatti si vedono, non c'è chiaramente tutto il casino che vediamo in una città di 30.000 abitanti come Giarre. Intanto arrivano dei commenti e andiamo a leggerne qualcuno. Qualcuno ci segnala appunto fronte Salvo Caputo, fronte biblioteca comunale, ci sono le trincee. Carmela Triolo, i marciapiedi pieni di sacchetti di sabbia. Salvo Caputo, ancora basta girare i social per rendersi conto che più di metà paese è invaso dalla cenere a differenza dei paesi limitrofi. Giussi Savoca, e che significa? Hanno pulito dopo che la signora è in ospedale fratturata e operata, e poi vabbè, sono aumentate le strade con le strisce blu, commenta Carmela Triolo. Vero. E Leonardo ancora, Danna e compagni si sono dimostrati per l'ennesima volta totalmente incapaci. E andiamo anche una comune ormai, cioè, lo dice il pubblico, non è solo una denuncia che facciamo noi, è un'opinione comune. Anche abbiamo un medico, conosciamo tutti la dottoressa Giussi Savo, che è anche consigliera comunale, che può testimoniare il fatto che la signora ha avuto una grave frattura, non è stato, mi sono rotto l'unghio, ecco.
Salutiamo anche Stefano Mongioi, intanto che ci salutava. Un grande. E andiamo a parlare anche di edilizia scolastica, perché nelle scorse settimane, a seguito del, abbiamo visto, insomma, del, della, diciamo, l'incidente, tra virgolette, del il tetto da cui si infiltrava acqua della scuola, appunto di Macchia, anche il comitato cittadino Rivogliamo l'ospedale ha parlato dell'inagibilità della maggior parte delle scuole giarresi. Non mi senti, Giovanni? No, no, io ti sento. Ah, ok. Ho perso un pezzo. Ah, ok. Infatti, credevo stessi partendo un servizio. No, no, no. Dicevo, nelle scorse settimane abbiamo trattato anche il problema dell'infiltrazione dell'acqua nel tetto della scuola elementare di Macchia. E, sì. A seguito di questo episodio, appunto, il comitato cittadino Rivogliamo l'ospedale anche parlato, è intervenuto sul fatto che tutte le scuole, la maggior parte delle scuole giarresi non siano appunto inagibili, cioè non hanno perlomeno alcuni certificati, ecco, che dovrebbero avere. Allora, che siano inagibili, io starei ben attento a dire una roba del genere, perché chiaramente queste sono valutazioni che sono degli organi, certo, tecnici specializzati possono dare. Dopodiché, se mancano alcuni certificati, è giusto che il comune si adoperi per quantomeno mettersi a norma dal punto di vista normativo. Poi, se vogliamo parlare dell'edilizia scolastica, è chiaro che Giarre ha una densità, e meno male devo dire che ci sono le scuole a Giarre, perché i padri fondatori della nostra città hanno pensato a una città che avesse le scuole anche per poter attrarre giovani, famiglie, i professori, e quindi è una grande risorsa avere le scuole a Giarre, una grande risorsa che chiaramente non può impegnare solo il comune da questo punto di vista, ed è chiaro che quegli edifici che sono lì da 30, da 40 anni hanno bisogno in molti casi di una revisione generale, di tutto rispetto, perché basta vederle da fuori, ci sono dei calcinacci pericolanti in alcune scuole, in altre si vede già l'effetto dell'umidità del tempo, mentre sulla scuola che mi sembra sia la scuola elementare di Macchia, che abbiamo visto quell'infiltrazione, quello è un problema che già da diverso tempo si ripresenta, cioè quasi ogni anno, appena c'è un minimo di allagamento sulla terrazza, entra all'interno dell'istituto quest'acqua. È una scuola nuova, perché di recente costruzione, penso saranno passati su per giù 10 anni da quando è stata costruita, e almeno in quel caso il comune potrebbe rivalersi sulla società che l'ha costruita per avere una soluzione definitiva a questo problema. È impensabile che dei bambini debbano convivere con l'acqua alta stile Venezia, quindi dico, anche lì è una questione di operatività da parte dell'amministrazione comunale, che è insipiente, che evidentemente si occupa poco e male del patrimonio, perché le scuole, ripeto, sono un patrimonio per la nostra città, ma basti vedere anche la pressappochezza con cui hanno gestito il contratto di quartiere, dove l'assessore regionale Falcone ha quasi minacciato, suonando un po' fuori tema, ma è giusto ricordarlo, ha anche minacciato di ritirare il finanziamento di 6 milioni di euro che è servito a sistemare le case popolari e il teatro nuovo, che è lì da 50 anni che aspetta di essere finito. Quindi è veramente, siamo all'immobilismo amministrativo e politico più totale, il silenzio, non ci sono delle risposte vere ai problemi della città, si vive alla giornata, si affrontano le emergenze e quando va bene, in tempo magari non di Covid, poi si inventava l'amministrazione comunale, abbiamo visto, qualche sceneggiata per poter tenere su, diciamo, il morale dei cittadini, che hanno bisogno di tutto fuorché di tenersi su di morale, ma di fatti concreti. Andiamo a leggere qualche altro intervento che è arrivato. Orazio Nenzi Mannino scrive sempre in prima fila, Giovanni Barbagallo, complimenti. Francesco Fichera scrive: la frazione di Macchia è abbandonata, l'acqua entra dentro le scuole, buchi in piazza. E poi ancora Orazio Marano scrive: guarda, io lavoro a Bologna, i miei colleghi, sapendo che abito a pochi chilometri da Giarre, mi hanno detto
ma un incapace del genere non lo buttano fuori, anche al nord veniamo presi in giro. E, va bene, poi andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra segnalazione, a parte, no, le lamentele no. Sono anche già le tifoserie per le amministrative, vedevo scorrere. Sì, già infatti c'è la cantarella sindaco, infatti. A proposito di amministrative, appunto, come si prospettano queste amministrative slittate in autunno? Beh, innanzitutto che siano slittate per noi è sempre motivo di dolore. Come Lega noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e vogliamo andare a votare il prima possibile, chiaramente per cambiare il governo di questa città che fino ad ora, lo ripeto, è stato zero, ma è ormai opinione diffusa, opinione comune, e giustamente non dirò una novità a chi ci segue, noi non saremo mai, e dico mai, dalla parte di Angelo Danna, perché chiaramente ha amministrato per prima cosa male, e quindi non possiamo appoggiare un'amministrazione fallimentare, non possiamo appoggiare un sindaco che è tendenzialmente di sinistra, perché ormai il nostro sindaco compare puntualmente alle riunioni con i sindaci del PD, con i gruppi politici del PD, lo sanno forse addirittura, non ne sono sicuro, ma ha in tasca anche la tessera del Partito Democratico. Ora, per quanto si possa essere in un momento tragico e delicato a livello nazionale e quindi c'è un governo di larghe intese, ma noi non potremmo mai sposare l'amministrazione di Angelo Danna. Come, tocca dirlo, non possiamo sposare neppure i progetti politici di chi fino a ieri era all'amministrazione con Angelo Danna e oggi crede di potersi rifare e di poter rappresentare il centrodestra unito a Giarre. Quindi chiaramente si sta lavorando, ci sono riunioni, noi avremo in campo una lista che rappresenterà il nostro gruppo politico, che rappresenterà le nostre idee, la nostra voglia di fare nella città di Giarre, ma partendo da dei punti cardine che sono, a mio modo di vedere e anche a modo di vedere di tutte le persone che sono tesserati della Lega, imprescindibili. Mai con il sindaco Angelo Danna, in nessun caso, e mai con qualcuno che abbia avuto un ruolo apicale di vertice all'interno dell'amministrazione di Angelo Danna. Sarebbe impensabile. Poi siamo aperti alle soluzioni di concerto, siamo aperti alle soluzioni dal punto di vista del centrodestra, stiamo valutando, stiamo parlando, ci incontriamo con le forze politiche, con la sana società civile che a Giarre è molto presente, con le associazioni che rappresentano un mondo importante e soprattutto anche con quelle associazioni che danno sostegno, no, in questo periodo di calamità a Giarre. Quindi stiamo veramente lavorando per formare intanto una squadra affiatata che abbia le idee chiare e soprattutto che abbia un programma snello e concreto. È inutile promettere ai cittadini di Giarre che domani in Piazza Duomo sorgerà il Colosso di Rodi, perché sono tutte fandonie. Bisogna, a mio modo di vedere, stilare un piano di emergenza con 3-4 punti snelli per salvare la città di Giarre dal degrado, dal dissesto economico-finanziario e soprattutto dall'immobilismo, dalle sabbie mobili amministrative e politiche in cui l'amministrazione Danna ha fatto andare questa bella città. E c'è chi parla di speculazione politica, il fatto del monitoraggio costante che sta operando su Giarre, che quindi lo faccia soltanto in vista appunto delle elezioni. Beh, chi muove l'accusa chiaramente sconosce il sale della democrazia, perché la democrazia funziona semplicemente con una parte che governa e una parte che sta all'opposizione e che controlla. Se noi l'avessimo iniziato questo monitoraggio del territorio due giorni fa, tre giorni fa, magari avrebbe avuto un senso, ma io sono un ex consigliere comunale. Nel nostro gruppo politico ci sono persone interessate da sempre alla politica. Denunciamo le inefficienze dell'amministrazione Danna già dal 2016. Basta scorrere la home della mia pagina Facebook per vedere che io non sono un fans di Angelo Danna, ma comunque ho sempre fatto delle critiche costruttive e ho denunciato le inadempienze di questa amministrazione comunale. Quindi noi non ci svegliamo una mattina, non ci improvvisiamo. La Lega è un partito che parte già nel 2018 a Giarre, quando io vengo incaricato di svolgere il tesseramento, e già da lì, io lo dissi,
Mi ricordo che ci fu una bella presentazione con i vertici all'Hotel Sicilia e io già lì dissi che noi eravamo alternativi all'amministrazione di Angelo Danna, che era chiaramente un'amministrazione orientata a sinistra, un'amministrazione che ha lavorato talmente male, cioè non dimentichiamo che questi sono gli stessi che hanno votato l'aumento del canone idrico, cioè sono gli stessi che fino a quattro mesi fa hanno fatto, hanno inondato, per usare un termine sempre idrico, la città di Giara di bollette folli, pagando l'acqua più dello champagne. Difatti all'epoca, proprio con Giusy Savoca, che era consigliera espressione di Forza Italia, nacque quel manifesto comune dove abbiamo scritto: a Giarre l'acqua costa più dello champagne, con la bottiglia di champagne, perché chiaramente questa è la cifra del fallimento di un'amministrazione che non ha saputo bene amministrare, non ha tenuto sotto controllo le spese, perché chiaramente sull'acqua si è consumata proprio la Waterloo dell'amministrazione di Angelo Danna. Sull'acqua potrei parlare del dissesto economico-finanziario dell'ente, potrei parlare del possibile secondo dissesto economico-finanziario dell'ente, perché di questo tema non se ne parla, ma è giusto spendere una parola. Giarre rischia nell'arco di 5 anni di ricadere nel dissesto economico-finanziario, nel dissesto per la seconda volta, un record. Io credo che in Italia non ci sia nessun'altra amministrazione comunale che in 5 anni ha preso un comune, lo ha amministrato e l'ha fatto andare 2 volte in dissesto. Io credo che sia un record assoluto, non so se sarà vero, se succederà il secondo, non me lo auguro, perché significa gettare discredito sul nome della nostra bella città e soprattutto creare problemi a quei fornitori che hanno prestato servizi, beni al comune e che comunque con l'insediamento poi di una commissione per gestire i debiti perderanno quota parte dei loro guadagni. Quindi io non me lo auguro, però che ci sia un problema ormai lo sanno, come diceva prima quel ragazzo, anche a Bologna, cioè lo sanno tutti. Nancy Mannino scrive se avete in programma qualcosa per il randagismo. Sì, noi stiamo lavorando a stretto contatto con il Dipartimento Salute Ambiente Animale della Lega proprio per arginare il problema del randagismo, che da noi è atavico, e soprattutto a Giarre c'è un problema molto diffuso. Basta andare, diciamo, nelle zone più periferiche per vedere addirittura branchi di cani che quando va bene irrompono in mezzo ai rifiuti, quando va male hanno anche inseguito qualche cittadino. Solo 5 o 6 mesi fa abbiamo ricevuto la protesta di alcuni residenti di una via molto limitrofa rispetto Piazza Duomo, che erano stati di via Lisi, ecco ora ricordo, che erano stati inseguiti da un branco di cani che scendevano dal torrente Macchia. Ora, chiaramente il randagismo va combattuto con delle armi serie, garantendo la salute agli animali. Cosa significa? Significa che questi cani vanno catturati, vanno sterilizzati, vanno create dove è possibile delle colonie feline da un lato, gestite magari dai volontari, e se magari c'è la collaborazione, perché no, avere qualche cane di quartiere. In fondo i nostri amici a quattro zampe sono per noi ormai diventati come dei figli, se non sono aggressivi, chiaramente. E questo va attenzionato, quindi noi stiamo proprio lavorando a stretto contatto con il nostro dipartimento a livello nazionale e regionale per trovare delle soluzioni adeguate e che comunque non gravino troppo sulle casse già dissestate dell'ente. Giuseppe Petralia scrive: premesso che quasi tutti i comuni hanno difficoltà economiche, ciò non toglie che gli interventi ordinari e straordinari comunque debbano essere fatti. Al momento in cui non si è capace di gestire le varie situazioni, è più corretto fare un passo indietro e dimettersi. La politica non è un lavoro, ma voglia di fare il bene per il proprio comune. Carmelo Triolo segnala che il semaforo di Piazza Duomo non funziona da settimane, e poi chiudiamo con questa altra osservazione di Giusy Savoca. Parliamo della spazzatura dei pazienti Covid positivi. Chi la raccoglie? Questo dovremmo chiederlo all'assessore Camarda, che non è qui presente in trasmissione, e sarebbe bello approfondire sul tema, visto che
abbiamo i locali, abbiamo chiusi, abbiamo tutte le attività commerciali che si devono attenere scrupolosamente a regole molto pesanti dal punto di vista del contrasto al contagio da Covid, ed è giusto così, perché bisogna mantenere il distanziamento, bisogna avere tutte le accortezze, lavarsi le mani, tenere la mascherina, per l'amor di Dio. E poi abbiamo i nostri operatori ecologici che devono convivere senza, diciamo, sapere se possono purtroppo prendere il Covid dai rifiuti, perché nei rifiuti può esserci di tutto e possono essere soprattutto dei veicoli di infezione. Quindi se il comune, se l'assessore non ha predisposto una raccolta speciale, differenziata, adesso non sono un esperto del tema su questa situazione, sui rifiuti dei pazienti Covid, io ritengo che sia molto, molto grave una cosa del genere. E poi per aggiungere al commento precedente, non parliamo più del semaforo di Piazza Duomo, perché tanto ormai dovremmo metterci un cartello con scritto guasto perennemente, perché saranno 2 anni che non funziona, quindi cioè, è l'ingresso, la porta di Giara, arriva al Duomo, il semaforo non funziona da sempre, cioè, si insedia l'amministrazione, dura 2 anni e poi da allora non funziona più il semaforo, quindi dico è assurdo. Assurdo, tutto è assurdo in questa città. Continuano altre segnalazioni, insomma, su ciò che non va a Giarre. Noi poi magari appunto coinvolgeremo l'assessore Camarda, è giusto chiaramente avere anche la controparte, insomma, la replica dell'amministrazione. E quindi Giovanni Barbagallo, insomma, speriamo di ritrovarti appunto per poter fare, insomma, appunto questo confronto. E ancora, vabbè, in ultimo leggiamo soltanto un altro commento di Giusy Pulvirenti, che ecco, denuncia l'abbandono del verde. Difatti oggi leggevo proprio, se mi permetti una chiosa, leggevo che il comune ha selezionato dei percettori di reddito di cittadinanza per aprire i parchi comunali. Ma di quali parchi comunali stiamo parlando? Stiamo parlando del Parco Jungo, che ogni 3x2 viene invaso dai vandali e gli danno fuoco? Stiamo parlando del Parco Giardino di Macchia, che è ormai una distesa di rovi? Stiamo parlando del Parco di San Giovanni, che è nel degrado più totale? Cioè, noi selezioniamo dei percettori del reddito di cittadinanza, giustissimo, che vanno ad aprire, si occupano della sorveglianza dei parchi, del verde, bellissimo, e poi abbiamo i parchi ridotti in maniera indecorosa. Tempo fa mi hanno mandato le foto di come sono ridotti i servizi igienici al Parco Jungo, mi veniva da piangere. Questa purtroppo è la città di Giarre. E a proposito dei percettori del reddito di cittadinanza, noi ci siamo occupati la scorsa settimana, appunto in un'intervista, il sindaco Danna ci diceva appunto che subito dopo Pasqua sarebbero stati appunto impiegati nei parchi comunali e quindi insomma per chiaramente il verde pubblico. Continuano comunque ancora segnalazioni dei cittadini, noi però per adesso ci fermiamo qui e speriamo che appunto la prossima settimana l'assessore Camarda possa dare delle risposte. Peraltro con l'assessore Camarda in un'altra intervista, sempre un paio di settimane fa, appunto ci parlava del fatto che invece diverse zone di Giarre vedono invece oggi il verde più curato, nonostante la presenza di un solo giardiniere comunale, però appunto grazie all'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, insomma, alcune zone, ecco, erano state riprese. Io questi grandi successi magari li conosce solo l'assessore Camarda. Io non vorrei sembrare troppo caustico nei confronti dell'assessore Camarda, ma chiaramente Giarre nel pensiero di chi un tempo la costruì, la ideò, è una città meravigliosa, perché abbiamo un'altissima densità di verde pubblico, di parchi, che chiaramente deve sopperire
alla presenza di molti insediamenti abitativi, di palazzi e via discorrendo. Quindi è un grande bene avere questi parchi, perché permetterebbero chiaramente di vivere una città con aria salubre, dove fare una passeggiata. Se vengono tenuti nello stato in cui vengono tenuti è una vergogna. Io da sempre denuncio questi diciamo ritardi, questo disinteressamento. Ricordi quando andammo al Parco Quattro Stagioni, che è praticamente tra via Berlinguer e via Silvio Pellico, un parco enorme, bellissimo, con all'interno anche un anfiteatro, chiuso, divorato dalle erbacce e dai rovi, e non viene neppure messo a profitto. Quindi dico, se il comune giustamente non può, perché io comprendo che non c'è un numero adeguato di giardinieri per mantenere adeguatamente queste zone, perché non riattiva la convenzione che c'era fino a qualche anno fa con i forestali, che si occupavano non solo di fare il servizio antincendio e quindi discerbando l'area del torrente Macchia, ma anche dando una mano nelle ville? Oppure perché non si pensa di costituire all'interno dei parchi, magari lasciandone uno o due nella disponibilità del comune, una replica rispetto a quello che è l'affidamento del parco Chico Mendez, che è stato recuperato, perché chi è più grande, chi ha la mia età, si ricorda che il parco Chico Mendez era un ritrovo di drogati, di gente poco raccomandabile. Oggi invece è un meraviglioso parco grazie ai gestori, le famiglie possono usufruirne anche se non entrano per consumare, i bambini si divertono. Perché non pensiamo ad affidare questi parchi ai privati, chiaramente lasciandoli di proprietà al comune, ma facendo uno scambio equo, cioè noi ti diamo la disponibilità di un parco dove tu puoi realizzare ciò che più ti piace, una pizzeria, una sala da danza, compatibilmente chiaramente con il posto, con i luoghi dove si trova questo ipotetico parco, e allo stesso tempo tu ci garantisci la pulizia, la fruizione da parte dei cittadini anche che non partecipano, con un minimo anche di ritorno economico per l'ente. Cioè sarebbe una soluzione a tantissimi problemi. Basti immaginare, penso a Largo Cismon del Grappa, che è proprio a due passi dal Chico Mendez. Cioè il Chico Mendez è veramente un fiore, una perla nel deserto giarrese. Se vai a Largo Cismon del Grappa, credetemi, ho avuto modo di essere contattato dal sindaco di Cismon del Grappa, che mi ha detto: ma veramente tengono così Cismon del Grappa e Largo Cismon del Grappa? Noi abbiamo la via Giarra, e mi ha mandato le foto, e è una bomboniera a Cismon del Grappa la via Giarra, perché comunque per loro è rimasto il grande ricordo della solidarietà dei giarresi che hanno accolto al tempo della prima guerra mondiale gli sfollati di Cismon del Grappa. Quindi dico, se non c'è rispetto neanche per la nostra storia, se non c'è neppure la volontà di sostituire le bandiere, cioè le bandiere di Largo Cismon del Grappa ormai non esistono più, ma fino a pochi mesi fa erano dei cenci logori, dico, non abbiamo rispetto per noi stessi, per la nostra storia, per le istituzioni. Quindi fare come dice il signor Petralia, dimettersi forse sarebbe stata la via più semplice e più dignitosa per tutti. E allora, con queste proposte possiamo dire noi ci lasciamo, magari sì, intanto ci sono altre segnalazioni che riguardano le buche nelle strade, insomma tanto, tanto altro, ma aspettiamo anche l'assessore, perché è giusto anche avere un contraddittorio, e quindi intanto noi ringraziamo Giovanni Barbagallo, commissario cittadino Giarre della Lega per Salvini Premier, per essere stato con noi, e insomma ci ritroveremo sicuramente con l'assessore Camarda. Me lo auguro, io vi ringrazio sempre voi per la disponibilità, per l'invito, e non vedo l'ora di potermi confrontare, perché, ripeto, il nostro interesse non è quello di fare propaganda, ma è quello di risolvere i problemi dei cittadini, perché nessuno vuol vivere nelle condizioni in cui si sta vivendo a Giarre in questo momento. Grazie a Giovanni Barbagallo e buona serata. E questo era il nostro ultimo ospite per questa settimana. Noi, come sempre, vi ricordiamo che potete rivedere la puntata sulla nostra pagina Facebook o su 01 TV oppure sul canale YouTube. Io, come sempre, ringrazio la regia di Salvo Faro, GS Produzioni Video, le immagini di Giuseppe Faro e Giuseppe Le Cause, che ci salutava all'inizio, peraltro, per 01 TV.
A voi grazie di essere stati con noi, di aver interagito con noi come ogni settimana. Ecco qua il saluto di Giuseppe. E quindi vi auguro un buon fine settimana e ci rivediamo la prossima. Grazie e buona serata.